La vittoria di Emmanuel Macron alle presidenziali francesi ha fatto tornare il buon umore ai mercati, anche se l'effetto ha avuto breve durata. Dopo un avvio positivo per il risultato già largamente atteso, le piazze europee cambiano rotta e passano in negativo. Macron deve intervenire in modo massiccio, il problema francese è enorme, non puoi limitarti a mettere il trucco sul volto dell'economia francese. Qui è richiesta una seria operazione al cervello e al cuore. Le riforme fanno male ed è chiaro che molti francesi non le gradiranno. La seduta dei mercati europei dopo la virata negativa ha proseguito con contenute variazioni. Parigi ha chiuso in ribasso dello 0,91%, Francoforte dello 0,18%. Madrid dello 0,35%, solo Londra ha tenuto sulla parità più 0,05%. Penso che la prossima crisi all'interno dell'Unione Europea riguardi la Brexit, certamente in questo caso la vittoria di Macron rafforzerà la posizione degli europeisti e dei federalisti e certamente Emmanuel Macron lui stesso ha espresso il desiderio di rendere difficili i negoziati con la Gran Bretagna sulla Brexit. Partenza debole per Wall Street che procede in territorio negativo, il Dow Jones perde lo 0,8%, il Nasdaq cede lo 0,22%, l'indice VIX, l'indice della paura, dopo l'elezione di Macron cala ai minimi dal 2007.